Ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora ragazzi, oggi sono qui, voglio fare questo video per chiarire alcune cose che ho dentro, per esprimere, diciamo, i miei pensieri. Perché da quando sono uscito ancora non ho chiarito tante cose, quindi siccome ci tengo, sono un ragazzo seguitissimo, sono un ragazzo amato da migliaia di ragazzi, quindi voglio precisare e voglio chiarire alcune cose perché ci tengo. Allora, intanto io ringrazio tutti i miei fan, tutta la gente che mi è stata vicina, che mi ha supportato, che veramente mi ha trasmesso tanto amore, anche da lì dentro io lo sentivo. Mi siete stati vicini, ho letto tantissime cose belle e veramente sono senza parole e sono felicissimo perché lì dentro ho pensato veramente di aver perso tutto, di aver deluso tanti ragazzi, perché io tengo tantissimo alla mia immagine. Come ben tutti sanno, io ho sempre cercato di mandare messaggi positivi e soprattutto perché ho fatto tante cose belle, quindi e oggi voglio chiarire tante cose. Allora, voglio chiarire tante cose. Intanto ho letto tantissime cose brutte anche, cose brutte che mi hanno fatto stare male, perché prima di tutto la morte non si augura a nessuno, quindi io già mi sento migliore di queste persone che mi hanno augurato di morire. Scrivendo delle case, devi marcire in galera, devi morire lì dentro, non lo fate uscire. Io, ragazzi, veramente senza parole, cioè io vengo insultato da questa gente che augura di morire, cioè siamo umani, ragazzi. Augurate di morire a me per aver fatto cosa? Cosa ho fatto? Non ho fatto né attentati terroristici, non ho parlato di niente, non ho fatto del male a nessuno. Non ho chiesto mai soldi a nessuno, non ho mai fatto niente di grave, non mi sono mai approfittato di gente che lavora, non ho mai fatto niente di tutto ciò. Ovviamente, io ho avuto solo la disgrazia di dire due cavolate, due scemenze da mio padre, perché quella è l'unica cosa che a me ha fatto passare guai. Ho avuto un momento di sfogo su delle cose mie personali che non c'entrano con la mafia, con la malavita, nel senso, no. Come dicono i giornalisti o come magari si pensa, no? Io non ho parlato con mio padre né di traffici di droga, né di estorsioni e né di tutto quello che si dice. Nei video, ragazzi, ci sono state anche altre persone arrestate. Mi avete scritto Andrea Z, ma che motivo hai di chiedere soldi da una cabina telefonica? Ragazzi, quello non sono io. Ripeto, ho solo avuto la disgrazia di dire due cavolate da mio padre. Stop, questo è il mio unico errore, la mia unica pecca. Poi non ho fatto niente. Quindi aggiornatevi meglio e guardate meglio. Non sono l'unica persona arrestata. Ci sono anche altre persone in mezzo, persone che non hanno niente a che fare con me, perché io ho una vita tranquilla, non me ne frega niente di nessuno. Se io parlo di cose mie con mio padre, parlo di cose mie, di famiglia mia, proprio in generale, la mia famiglia. Il mio sangue, poi di tutta l'altra gente non me ne frega niente. Sono stato accostato anche a dei clan, delle persone. Io sono, ragazzi, solo il figlio di mio padre. Stop, io non sono organico di niente perché di tutto quello che è stato nominato a me non me ne frega niente. Non conosco nessuno, cioè conosco la gente perché siamo a Catania. È inutile dire non conosciamo i giornali. La gente si conosce, si sa chi sono magari le famiglie. Ma a me non me ne frega niente di nessuno, io non sono appartenente organico di niente, sono solo figlio di mio padre e di mia madre, stop. Organico di niente, anzi mi dà fastidio quando vengono messi alcuni cognomi accanto alla mia immagine, mi ha dato veramente fastidio perché non me ne frega veramente di niente. Poi ragazzi, che dire? Sono veramente anche deluso da alcune persone che hanno. Si sono comportati veramente da. Non lo voglio dire, anzi, non lo dico, però mi hanno deluso veramente. Persone che, addirittura che amici, diciamo così a questo punto, che hanno rimosso le foto, video da post da Facebook, perché solo perché sono stato arrestato. E qual è la giustificazione? Adesso che sono uscito so tante cose, ho saputo tante cose. Qual è la giustificazione? Dire no, no, non vogliamo passare guai. Ma guai di cosa, ragazzi? Guai di cosa? Solo perché sono stato arrestato? O perché sono il figlio? Io sono il figlio, ok? Mio padre è quello che sta pagando, sono cose sue.
ovviamente la vita non l'ho scelto, non ho scelto di dove nasce, ragazzi, quello è mio padre, quella mia famiglia è questa. Però io sono veramente orgoglioso di come è fatta la mia vita, di come ho sempre vissuto la mia vita. Ma per quelli che hanno cancellato le foto, i post e quelli che hanno negato la mia amicizia, perché avete fatto questo? Chi ha la coscienza pulita e ha messo il cuore nell'amicizia non deve temere niente, non dovrebbe temere niente, perché ci sono stati migliaia di fan che mi hanno sostenuto, ragazzi nel mondo dello spettacolo che sono conosciutissimi e mi hanno sostenuto mettendo post insieme a me, dedicati a me e anche cose belle, cioè hanno scritto delle belle cose riferite a me, mi hanno sostenuto, i guai non li stanno passando, perché? Perché hanno la coscienza pulita. Hanno la coscienza pulita, quindi chi ha la coscienza pulita ovviamente non nega e non rinnega niente. Invece chi ha cancellato le cose, io non capisco sta cosa, sto motivo, non capisco il motivo. Passare guai di cosa? Sono io che dovrei passare guai, anzi sono io che dovrei avere paura di voi. Perché chi ha fatto questi gesti ovviamente mi è stato vicino per comodità o per degli scopi ovviamente, no? Perché se uno mette l'amicizia col cuore non dovrebbe temere niente. Ovviamente oggi ho capito veramente chi si è approfittato della mia immagine come Andrea Zeta per vantarsi di tante cose, per farsi pubblicità o per, non lo so, per vantarsi dico, diciamola così. Ragazzi, veramente sono deluso. Non voglio dire altro per non esagerare, però ci tenevo anche a dire questa cosa. Sono io che dovrei avere paura di chi mi è stato vicino, perché a differenza di altri, io non ho mai chiesto niente a nessuno perché non ho bisogno di niente. Non ho mai truffato la gente, quindi non ho bisogno di chiedere aiuto oppure cioè non ho bisogno di niente. Quindi la mia vita l'ho sempre condotta nel miglior modo possibile, ragazzi. Con tutto ciò, cioè sono nato in un contesto difficile e con tutto ciò sono sempre stato pulito. Purtroppo ho avuto questa disgrazia, quindi a quelli che hanno cancellato, si sono comportati in questo modo, rinnegando la mia amicizia. Mi avete fatto un favore, guarda, perché oggi ho capito tante cose dalla vita, su questa disgrazia ho capito tanto, ho capito il male veramente. Gente che si è approfittata, anzi, della mia immagine, del cognome proprio di mio padre, diciamola così, per farsi anche i suoi cocci comodi. Oggi ho capito tanto, tanto e tanto. E oggi che fate? Tutti scappate, rinnegate, fate, dite. Complimenti, ragazzi. Sono io che dovrei avere paura di voi, perché a differenza di qualcuno non ho mai chiesto aiuto a nessuno, né niente a nessuno. A me non mi ha chiesto mai niente a nessuno, ovviamente, né aiuto né niente. Però purtroppo si sa com'è in questa vita, no? Si abusano della gente, usano magari la gente per farsi le loro cose, all'insaputa, ovviamente. Oggi ho capito tanto, ho capito tramite questa storia, tutto quello che è successo, ho capito tante tante cose, veramente mi è servito almeno a qualcosa. Che dire, ragazzi, io sono fiero di non aver fatto mai del male a nessuno, fiero di come ho vissuto la mia vita. Quindi mio padre, ripeto, sta pagando, però la mia famiglia ha fatto sempre di tutto per farmi crescere bene, farmi stare pulito, far rimanere la mia immagine pulita. Purtroppo ho avuto, ripeto, questa disgrazia di dire due cavolate che magari, essendo in questo contesto, sono passate per parole magari negative. È giusto che magari la legge oppure chi ha indagato hanno fatto questo, però ovviamente ci saranno dei processi, ci saranno delle cose che magari avrò modo di chiarire tante cose come ho già chiarito, ovviamente. Per questo ho ringraziato i giudici perché mi hanno dato la possibilità di tornare alla mia vita. Quindi, ragazzi, che dire, ci tenevo a fare questo video e ci tenevo a dirvi soprattutto che io non ho mai fatto del male a nessuno. Non state ad ascoltare cioè quello che scrivono i giornalisti perché magari lo fanno per fare audience, non lo so, però non ho fatto del male a nessuno e ci tenevo a dirlo. Ok, ragazzi, vi mando un bacio e grazie per tutto l'affetto che mi avete dato. Vi voglio bene.